Io chiedo alla mia guida e a tutti gli spiriti buoni che stanno seguendo questa sessione, chiedo di poter contattare un signore che quando era qui sulla terra portava il nome di Gennaro. Questo signore è nato il 15/3 del 47 e si è disincarnato il 25/6 del 2018. Era originario di Napoli, di un paese di Casalnuovo, un paese di Napoli. Se è possibile parlare, avere un contatto con Gennaro, perché suo nipote Vittorio mi ha incaricato di cercare suo zio perché gli manca tanto e sta soffrendo molto per la partenza di Gennaro. Gennaro è lì con voi? È possibile avere un contatto con Gennaro? Chiesto a Roberto di cercarti per avere notizie di te. Mi manchi e mi piacerebbe avere qualche tuo riscontro. Come avete sentito, Vittorio sta cercando suo zio. Allora io chiedo a tutti gli spiriti buoni, per favore, se possono, se riescono a farmi capire se c'è Gennaro lì con voi, se Gennaro è nella luce. Mi potete rispondere con un semplice sì? Gennaro è lì con voi? Io chiedo per favore aiuto a tutti gli spiriti buoni che sono presenti qui con me questa sera. Chiedo per favore un grande aiuto anche al mio spirito guida, alla guida che sta seguendo questa sessione. Io chiedo per favore di farmi capire se Gennaro è lì vicino al punto di contatto, se Gennaro è lì con voi. Mi potete rispondere per favore solo con un sì? Gennaro, ci sei? Senti la mia voce, Gennaro. Poi, Gennaro, ascolta se mi senti. Vittorio mi ha incaricato di contattarti perché vorrebbe sapere come stai, se
se stai bene, se stai vivendo nella luce. Potresti dire questa cosa, potresti far sapere a Vittorio che se stai bene e se vivi nella luce, potresti farlo per cortesia. Ciao zio, come stai? Stai bene? Vittorio ha voluto lasciare la sua voce per chiedere personalmente a suo zio se sta bene dove vive adesso, se vive nella luce. Risentiamo ancora una volta la voce di Vittorio. Gennaro, senti Vittorio cosa vuole dirti. Ciao zio, come stai? Stai bene? Gennaro, riesci a far sapere a Vittorio se stai bene? Potresti rispondere a questa domanda per piacere. Stai bene, Gennaro? Oh, mi senti, Gennaro, allora? Ho capito che mi sente. Ciao Gennaro, io sono Roberto. Spero che tu stia bene dove vivi adesso. A Vittorio manchi tanto, sai. Ascolta Gennaro, Vittorio mi chiede di dirti, anzi di chiederti una cosa. Quando tu sei apparso in sogno a Vittorio, Vittorio mi ha chiesto di dirti, no, anzi mi ha chiesto di chiedere a te se eri veramente tu quella sera mentre Vittorio dormiva ad apparire in sogno a Vittorio. Eri veramente tu? No. Allora, eri veramente tu? Sei apparso in sogno, Vittorio, eri tu allora? Fatemi capire per favore, Gennaro è lì con voi?
Ascolta, Gennaro, Vittorio mi ha chiesto di farti alcune domande e vorrebbe sapere se hai ritrovato i tuoi genitori. Gennaro, tu ora dove sei adesso, dove vivi adesso, hai ritrovato i tuoi genitori? Vivi con i tuoi genitori ora? Gennaro, puoi consigliare qualcosa a Vittorio? Puoi dire qualcosa a Vittorio? Lo sai, zio, mi ricordo quando la domenica venivi a casa e dicevi vicino a mamma e papà, Arosto uces, starumen, e io appena mi svegliavo ti venivo ad abbracciare. Te lo ricordi, no? Ti ricordi, Gennaro, questi momenti che hai passato con Vittorio? Te li ricordi?
Come tu, beh. Come tu ben saprai, Gennaro, io ho bisogno di farti alcune domande per dare una controprova a Vittorio che sei veramente tu. Se mi fai questa cortesia, se mi puoi dare una controprova affinché Vittorio possa capire che sei veramente tu che stai parlando. Potresti per favore, Gennaro, dirmi come si chiama tuo fratello, come si chiamano i tuoi fratelli? Mi potresti dire questa cosa per favore? Ti ricordi? Come si chiamano i tuoi fratelli, Gennaro? Il nome. Tu stai bene, Gennaro? Dove vivi adesso? Stai bene? Come impieghi il tuo tempo nella tua nuova vita, Gennaro? Vittorio mi ha detto che quando lui ti ha sognato, quella sera, quella notte che ti ha sognato, tu eri in compagnia di un'altra persona, di un'altra presenza vicino a te, Gennaro. E mi ha detto che dopo che vi siete scambiati alcune parole, questa presenza ti ha portato via anche con una certa forza, diciamo, con una certa decisione. Potresti dirmi chi era quella presenza vicino a te, che quella sera ti ha portato via?
Gennaro, ascolta, potresti mandare un saluto a tua moglie? Potresti mandare un saluto a tua moglie? Ti ricordi come si chiama? Ascolta Gennaro, affinché tuo fratello possa capire il papà di Vittorio, tuo fratello, possa capire che tu sei vivo, che tu stai bene. Potresti mandare un saluto speciale a tuo fratello? Tu sei in grado, Gennaro, di presentarti in sogno a tuo fratello? Oppure anche ancora una volta a Vittorio? Riesci a fare questa cosa? Ascolta, puoi dire a Vittorio, se ti ricordi, c'è un vestigiativo, un modo particolare con cui chiamavi uno dei tuoi due fratelli. Te lo ricordi come chiamavi uno dei tuoi due fratelli? Usavi un vestigiativo, un nome carino, te lo ricordi? Oh, io.
Prima di salutarti, Gennaro, prima di salutarti, ti volevo chiedere se avevi qualcosa, diciamo, di particolare, se volevi lasciare un ultimo saluto a Vittorio prima che io chiuda la sessione. Vuoi mandare un saluto a Vittorio? Vuoi dirgli che gli potresti dire che stai bene? Sei in grado di dire a Vittorio che stai bene, che vivi, che sei felice? Hai qualcosa da dire a Vittorio prima che io chiuda la sessione? Gennaro, io ti ringrazio tanto della sessione che hai fatto qui insieme con me. Ti ringrazio tanto dei messaggi che hai lasciato a Vittorio. Io spero tanto, Gennaro, che tu stia bene, che tu sia nella luce, che tu sia contento e felice, che ora tu possa vivere tranquillo con i tuoi genitori. E Vittorio ti manda un grosso bacio e un grande abbraccio. Ti manda un grande abbraccio e ti chiede se quando puoi andare a trovarlo ancora in sogno. Personalmente ti mando un forte abbraccio anch'io e insieme a Vittorio ti auguriamo una buona vita, Gennaro. Ti auguriamo una buona vita nella luce e nella felicità. Ciao, Gennaro. Spero che tu sia in pace e che tu stia bene. Ti mandiamo un forte abbraccio, sia io Roberto che tuo nipote Vittorio. Ciao Gennaro. Grazie.